Il capitale umano, risorsa strategica per le imprese del territorio, contaminazione di pensiero e interazione. Quando abbiamo programmato questa assemblea pubblica avevamo appena portato a termine il rapporto di sostenibilità 2018 del Polo Industriale di Siracusa che evidenzia la rilevanza e il valore del nostro capitale umano rappresentato dalle 8.000 persone tra occupanti diretti e indiretti che lavorano nelle aziende con conoscenze e competenze ingegneristiche di assoluto livello e una manodopera altamente specializzata. Grazie a questo capitale umano importanti multinazionali si sono avvicendate nel territorio generando spin-off e aziende di servizi. Ancora oggi alcune di queste imprese dell'area industriale competono e acquisiscono commesse sui mercati internazionali. Ha esordito così all'apertura del convegno di oggi il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Piona. L'assemblea pubblica di Confindustria Siracusa con il tema Il capitale umano, risorsa strategica per le imprese del territorio, con la partecipazione del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Il tema della valorizzazione del capitale umano è di grande rilevanza e attualità, tant'è che nella seconda edizione di Connext, il più grande evento espositivo di business matching di Confindustria, che si terrà a Milano il prossimo 27 e 28 febbraio, uno dei quattro drivers tematici sarà proprio la persona al centro del progresso, prosegue il presidente Piona. E ancora, ma come spesso ci capita di osservare, mentre l'ecosistema delle imprese, il grande network di Confindustria, si dà appuntamento per dare concreto impulso ai fattori di crescita e di sviluppo, da noi si continua a discutere solo di quotidiane emergenze, piuttosto che affrontare con adeguate strategie l'attuale situazione economica e sociale del nostro territorio, come ampiamente certificato dalle analisi, dai dati elaborati dai centri di ricerca economica. Nella provincia di Siracusa, sottolinea Bivona, come emerge da un focus di Svimez sull'economia del mezzogiorno del 2018 a fronte di una popolazione inattiva ma in età lavorativa pari a 107.000 unità, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano sono oltre 74.000. A questo fatto fa da contraltare un altro elemento altrettanto preoccupante sia per la dimensione che per il depauperamento del capitale umano interessato, relativo alla migrazione selettiva dei giovani laureati. I dati sono noti. Negli ultimi 15 anni la Sicilia ha perso 175.000 giovani e oltre 52.000 laureati, di cui circa 6.000 solo della provincia di Siracusa. Una dispersione di capitale umano a cui occorrerebbe porre rimedio con incisive politiche attive per attenuarne quantomeno la dimensione. A seguire la firma dell'accordo per il potenziamento della filiera formativa in apprendistato per l'industria 4.0 Talent Pipeline tra l'assessorato regionale all'istruzione e formazione, l'Università di Catania, l'USR Ambito per Siracusa, l'ANPAL Servizi e Confindustria Siracusa. Nel corso dell'incontro è seguita la tavola rotonda moderata da Marcello Sorgi, alla quale hanno partecipato Luca Bianchi, direttore Svimez, Giovanni Brugnoli, vicepresidente Confindustria per il capitale umano, Edoardo Garrone, presidente ERG, Roberto Lagalla, assessore all'istruzione e formazione in Regione Siciliana, Andrea Principe, rettore della LUIS. Il capitale umano è il bene più prezioso per un paese, la sua economia, le sue imprese, e favorisce attraverso il lavoro l'inclusione sociale. Per questo è necessario migliorare la formazione dentro e fuori le fabbriche, a beneficio di giovani e meno giovani e alle prese con tecnologie sempre più avanzate. È fondamentale che tutti, dalla politica alle imprese, alle associazioni di interessi e di valori, in egual misura si sentano responsabili del depauperamento del capitale umano, perché solo così si può ottenere quella coesione necessaria per trovare unità di intenti e di azioni che consentano di rendere nuovamente attrattivo il territorio siciliano. Con il divario nord-sud, la recessione economica, la corruzione, la mancanza di infrastrutture, la qualità della vita, il calo demografico sono temi che hanno negli anni assunto carattere di cronicità e hanno eroso il nostro capitale umano che è sempre stata la grande risorsa della Sicilia. Firmato l'accordo per il potenziamento della filiera formativa in apprendistato per l'industria 4.0 Talent Pipeline. È importante che si confermino gli strumenti che hanno fatto sì che gli investimenti accelerassero nel Paese e che il piano Industria 4.0 abbia anche un'attenzione alla formazione dentro le fabbriche. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine del convegno Il capitale umano, risorsa strategica per le imprese del territorio, tenuto nel pomeriggio a Siracusa. Su questo tema, ha detto, ci aspettiamo una convocazione da parte del Governo. Per Boccia il primo passo da fare è consolidare gli strumenti che abbiamo perché quello è un messaggio forte per il Paese.
L'industria 4.0 non è uno strumento agevolativo, ma una dimensione di indirizzo dell'industria italiana. Se noi vogliamo puntare su un'industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di produttività e ad alta intensità di investimento, ha avvertito il presidente Boccia, evidentemente dobbiamo puntare su quegli strumenti che non usano parecchie risorse ma sono premianti per chi investe nel paese. Quella è la direzione che dobbiamo seguire. Per quanto riguarda la formazione, ha spiegato il numero uno di Confindustria, c'è l'idea di costruire un percorso di industria 4.0, non solo per la parte tecnologica, ma anche per la parte di formazione dei lavoratori che vanno educati a queste nuove tecnologie. Siracusa rappresenta un vero e proprio duro dell'industria in Italia. In quest'ottica il valore umano e soprattutto riguardante la progettualità dell'industria 4.0. Beh, qui è determinante, del resto il titolo di questa assemblea è significativo. L'Italia si differenzierà, diciamo, dall'industria del mondo, essendo e diventando la boutique dell'industria del mondo, quando i mercati globali sono mercati di nicchia e i mercati di nicchia sono mercati per noi italiani. Ma al centro c'è la questione della formazione delle persone. Abbiamo tre grandi questioni davanti a noi: la questione infrastrutturale, la questione formazione e inclusione giovane e la competitività in senso lato del paese. Su questo dovremmo agire e orientare tutte le risorse che abbiamo su questi due grandi fronti. La formazione ci garantisce il futuro del paese, le infrastrutture ci garantiscono la competitività del paese. Di questo accordo tra USA e Cina, insomma, se può essere una cosa, sì, cioè, notizia positiva o negativa per l'Italia? Sicuramente è una notizia positiva, ma ci dice però una cosa importante che stiamo segnalando da tempo insieme alla Confindustria francese e tedesca, che la sfida è tra Europa e mondo esterno. Abbiamo una dimensione rilevante di questi due player, Stati Uniti d'America e Cina, tutti e due che pongono al centro della loro politica la cosiddetta questione industriale. La Cina vorrebbe diventare la più grande industria del mondo attraverso le infrastrutture, le rotte della seta, arrivare nel cuore d'Europa, che è il mercato più ricco del mondo. Gli Stati Uniti, dall'altra parte, difendono la propria industria attraverso i dazi, cosa, diciamo, non condivisibile da parte nostra, ma intanto è una politica economica che realizzano. Il punto è cosa facciamo come Europa. Se in Europa riportiamo la questione industriale al centro dell'attenzione dell'Europa, nell'interesse dell'Italia, essendo la seconda manifattura d'Europa, e recuperando una centralità dell'incremento dell'occupazione a partire dall'Italia attraverso l'industria. Le fabbriche sono il luogo del lavoro, l'Italia come l'Europa non ha materie prime e fonti energetiche, dovremmo ripartire da qui a nostro avviso. Senta, l'Istat recentemente, oggi ha dato notizia della crescita della spesa pensionistica, quindi diciamo lo Stato dovrà portare molti soldi, però diciamo l'indebitamento cresce. Come la vede questo? Beh, è da tempo che stiamo segnalando le tre grandi questioni: debito, deficit e crescita. Ridurre il debito, ridurre il deficit e aumentare la crescita. Le risorse non elevate che abbiamo dovremmo orientarle sullo sviluppo di medio termine del paese, a partire da una sensibilità che abbiamo sottolineato da tempo, che è la questione temporale: in quanto tempo facciamo le cose che diciamo, cioè in quanto tempo attiviamo i cantieri, le infrastrutture, che sono un'idea di società, attenzione, non solo una questione economica. Le infrastrutture collegano territori e includono persone, collegano territori come la nostra Sicilia, questa regione che ha bisogno di infrastrutture, l'intero Mezzogiorno, ma l'intero paese. Per una visione molto chiara di Confindustria dell'Italia, un'Italia non Sud Europa, ma un'Italia centrale tra Europa e Mediterraneo e che faccia ponte anche verso l'Africa. Per realizzare questa Italia dal punto di vista economico occorre una dotazione infrastrutturale all'altezza del nostro paese. Se la si può realizzare, sia in chiave italiane con risorse già stanziate e che vanno attivate quanto prima, e sia in chiave europea con una proposta riformista italiana che non punti ad avere più deficit per incrementare il debito pubblico, ma un piano di investimenti rilevante in infrastrutture con, come dire, l'attenzione chiaramente alla dimensione sostenibilità green, ma non solo, attenzione, perché la sostenibilità è un concetto armonico, riguarda la sostenibilità ambientale, economica e sociale, le tre cose sono complementari l'una con l'altra. Ci sono regioni del Mezzogiorno che negli ultimi anni hanno trovato un rilancio, altre invece che sono rimaste ferme, se non addirittura hanno arretrato. Una di queste è la Sicilia, con la Calabria ad esempio. C'è un problema di infrastrutture, lo diceva, quali sono gli altri problemi, gli altri ostacoli, gli altri paletti che impediscono una ripresa anche in questa parte del Mezzogiorno? Sì, hai ragione, dobbiamo entrare nel merito di una cultura cosiddetta della complessità. Le medie purtroppo non sono più significative, occorre verificare territorio per territorio, impresa per impresa, però il fondamentale è ritornare
ad avere una centralità di sviluppo nel Paese a partire dal nostro Mezzogiorno, con un fine molto chiaro che dovrebbe essere il fine di tutti, a partire dai partiti, dalle parti sociali, a partire da noi. Abbiamo sottolineato spesso con il patto per la fabbrica insieme a CGL, CISL, UIL, che è l'incremento dell'occupazione. Ricordiamo che è uno dei fondamentali del Paese, indicato nel nostro primo articolo della Costituzione, un'Italia Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Il lavoro è il fattore di coesione del Paese. Recuperare questo termine, l'attenzione a questo termine, all'incremento dell'occupazione attraverso lo sviluppo, è la grande sfida del Paese a partire dal Mezzogiorno. Presidente, lei cita la Costituzione e il lavoro, ma non le sembra che oggi il vero problema dell'Italia sia un vulnus democratico? Oggi una politica troppo autoreferenziale. I deputati è l'unica cosa che sono stati in grado di fare con le leggi Porcellum e preservarsi il posto del lavoro, mentre oggi il nostro capitale umano se ne sta andando. Beh, più che un vulnus democratico, noi denunciamo quello che abbiamo chiamato un eccesso di presentismo e di tattica. Lo abbiamo denunciato a maggio 2016 in occasione della nostra assemblea, cioè si guarda troppo al consenso del breve e si perde la visione di medio termine del Paese. Questo è uno dei punti essenziali. I partiti devono essere sempre più, come dire, elementi di tutela dell'interesse generale del Paese e non, come dire, delle politiche di aspetto categoriale che riguardano alcuni pezzi del Paese, legittimissimi sicuramente, che però, come dire, non hanno una visione d'impatto anche dei provvedimenti sull'economia reale, che stiamo cedendo da tempo. Cioè, per ogni provvedimento occorrerebbe fare una verifica su quella che è l'effetto sulla società e sull'economia reale, quanto occupazione crea, quanto sviluppo crea, e non fermarci a provvedimenti che invece siano più di carattere categoriale e non di interesse generale. Lei pensa ad una svolta forte, qualche scossone forte per invertire questo circolo vizioso? Io spero, come dire, che non dobbiamo aspettare traumi economici per fare dei salti di qualità, che è storia di questo Paese. Quando siamo di fronte a un trauma dal punto di vista economico abbiamo una capacità di reagire rilevante. Quando abbiamo la sensazione che il trauma non c'è, come dire, un po' rallentiamo. La nostra aspettativa è che il rodaggio di questo governo passi oltre la legge finanziaria, che ormai è superata, che vede delle criticità da parte nostra, e si pensi a un piano di medio termine nello sviluppo del Paese e nell'interesse generale del Paese.